Umberto Adamoli, riconosciuto giusto tra le nazioni dal memoriale della Shoah di Gerusalemme al termine di un complesso iter iniziato nel 2021. Nato a Teramo nel 1878, podestà prima a Silvi e poi nel capoluogo teramano dal 1939 fino alla liberazione, Adamoli contribuì alla salvezza di ebrei triestini e stranieri dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti. Orgoglio e un onore per la città di Teramo, un riconoscimento internazionale, il memoriale della Shoah ha riconosciuto appunto questo il valore dell'attività di Umberto Adamoli, giusto fra le nazioni, un percorso lungo dal 2021. Devo ringraziare Paola Fargione e Mer Polacco perché hanno messo in atto una serie di attività e di studi che hanno consentito di dare questo riconoscimento, che nel corso delle prossime settimane vivranno a Teramo anche un momento celebrativo. E un abbraccio va alla famiglia, ovviamente, con la quale condividiamo con gioia questo riconoscimento. Una figura straordinaria, una figura che ha salvato tanti ebrei dall'odio nazifascista, una figura che è stata molto importante anche per un episodio che è legato alla battaglia di Bosco Martese. Si offrì ai tedeschi come ostaggio in reazione di una rappresaglia che i tedeschi volevano mettere in atto proprio a seguito dei fatti di Bosco Martese. Quindi una figura straordinaria, una figura che dimostra anche come la nostra comunità nella sua storia abbia sempre dimostrato di scegliere sempre da che parte stare, scegliere sempre la parte giusta ed esaltare in ogni luogo, in ogni tempo, il valore della vita e della dignità umana.